Il Teramo chiude il mercato con il doppio colpo centrato Pacini e Proietti, e con un altro doppio ma mancato Amadio e Ferretti. Così, dunque, va in archivio la campagna acquisti estiva del diavolo, considerando che la società di Campitelli si è mossa tanto, ma stando attenta comunque alle spese da affrontare. Con l'arrivo di Francesco Pacini dal Novara, i biancorossi tappano una falla, quella dell'infortunio di Gomis, che col solo Lewandowski poteva diventare potenzialmente pericolosa. In attesa che il portiere ex Paganese si ristabilisca completamente, Zichella avrà dunque due estremi difensori tra cui scegliere nella prima parte di campionato. Pacini arriva con la formula del prestito e non dunque attraverso lo scambio che era stato proposto con Yoad Ferti, che invece per il momento resta a Teramo perché non ha trovato una sistemazione nelle ore antecedenti la chiusura. In ieri, dopo l'allenamento, l'externana ha parlato fittamente al telefono con il suo procuratore per cercare di capire se ci fossero margini in extremis per andare altrove, ma non c'è stato nulla da fare. Il secondo arrivo ufficiale in casa Teramo è quello di Mattia Proietti che arriva sempre in prestito ma dalla Pescara, squadra nella quale non avrebbe trovato lo spazio desiderato. L'annata scorsa per Proietti che era stato designato da Zeman come il perno della mediana è stata particolarmente sfortunata. Solo nove presenze, di cui due in Coppa Italia, un problema che l'ha tenuto lontano dai campi da settembre, giorno di salenità. Ma Pescara fino a Natale non ha ritrovato il terreno di gioco dell'Adriatico per la partita vinta da Biancazzurri contro il Venezia. In questa stagione invece l'ex Bassano è già sceso in campo in Pescara a Pordenone. L'innesto di proietti che Zichella ha avuto già con sé e che ha consigliato al direttore sportivo Sandro Federico chiude la strada ancora di più a Stefano Madio. Altra cessione non concretizzata con il centrocampista che continua ad allenarsi e potrebbe presto arrivare ad una risoluzione del contratto con relativo incentivo all'esodo. Ma Zichella comunque adesso dovrà cercare di far coesistere in mezzo davvero tanta gente. A partire da Ranieri. Che aveva iniziato alla grande e che con proietti avrebbe molto meno spazio, passando per Angelo Persia, che potrebbe spostarsi nel ruolo di mezzala, escludendo però, se lo facesse, uno tra Spigli e De Grazia. Insomma, un grande ingorgo in mezzo, senza considerare Ventola, e che toccherà all'allenatore cercare di gestire nel migliore dei modi.